L'ex tecnico di Milano ha cambiato idea. Niente di male. Facciamolo capire come ha detto James Russell Lowell. Solo lo stupido e i non cambiano mai idea, ma forse l'avate di Fusignano si è lasciata prendere una piccola mano. Il commento pubblicato oggi in The Gazzetta. Infatti, è un Canny a zero lift contro la gestione dei Pioli e un Milanero che, secondo lui, era presuntuoso, confuso e superficiale. E pensare che, pochi giorni fa, aveva criticato Inzaghi perché si è affidato troppo alle partite dei campioni. Mentre il diavolo sarebbe più squadra. Dopo 51 si scaglia contro Pioli, sembra sulla croce rossa, ma sicuramente le considerazioni dell'ex tecnico di Rossoneri troverà un terreno fertile in fan sul piede di. Spero che non sia in confusione l'editoriale di Sacchi, ha il sapore di una vera accusa Ilunga contro un Milan peccato per essere vero e trova pochissime ragioni per sollevare il morale sotto i talloni del popolo del diavolo. Ha fatto modestia e attenzione alle qualità principali, mentre gli 11 Pioli ne hanno preso uno pressante non esistente. Attaccanti quasi mai presenti nella fase difensiva. Segni approssimativi. Una lunga squadra. Mancanza di collaborazione tra dipartimenti. Poca chiarezza gioco. Sacchi spera che Pioli abbia ancora la situazione nella sua situazione mano, ma giocando in quel modo, ha dato certezze alla squadra. Cambiando troppo per paura del confronto con i nerazzurri. Il deposito arriva uno dopo l'altro. Senza soluzione di continuità, Milan aveva 11 giocatori sparsi sul campo. Senza logica e senza organizzazione. Si sperava impertinente del Leao. Nella gara di Hernandez. Nell'intestazione di Giroud. L'altro peccato del diavolo del diavolo? Dopo averlo criticato spesso e volentieri. Non ha voglia di facendo troppi complimenti a Inzaghi. Nonostante abbia chiaramente vinto il duello contro il rivale Inter One perché era una squadra compatta, determinata e umile, ha fatto alcune cose, ma chiara e semplice. Hai trovato le tattiche di Pioli? Come la Calabria sulla mediana. Collegata senza appello la Calabria. Da ragazzo, era un centrocampista. Ma ora è stato a lungo un pieno di back e poi facendolo fare quel ruolo senza mandarlo alla confusione. Il più grave problema di Milano. Secondo lui, piccolo movimento in avanti. Con i giocatori che hanno aspettato la palla da fermi e il fatto che Eleven non è un collettivo. Anziché un insieme di individualità. Un'accusata accusa. Dato che Milano è cambiato molto in estate. Ma questo giocherà familiare a coloro che seguono le borse nella Gazzetta. Il calcio molto italiano dell'Inter, basta fare una rapida ricerca nell'archivio per capire come. Solo 12 giorni fa, l'immagine del prossimo derby che Sacchi dipinse sulla rosea era molto diversa. Milan lo aveva convinto per intero. Avesse nuove idee e la volontà di imporre il suo gioco. Instere di perdersi dietro la tattica. Aveva attaccato i suoi avversari. Dominando il campo. Il diavolo avrebbe dovuto giocare in modo coppia.